Nel derby valido per la prima giornata del campionato di Serie D, girone F, il Pineto perde di misura in casa per 1-2 contro il Castelnuovo. In vantaggio nella prima frazione gli ospiti con D'Egidio e Lorenzo Emili nella ripresa. Cardella accorcia dagli 11 metri. Mercoledì sarà rivincita nuovamente tra i rivieraschi la formazione vomana per la Coppa Italia Serie D. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo 3 minuti di gioco si sblocca subito il match. D'Egidio prende palla, fa partire un mancino velenoso dalla tre quarti che si sacca alla destra di Mercorelli in buca d'angolo. I biancazzurri rispondono al decimo Minincleri. Pennella, attacco volante di Baldinini che sorvola solo il montante alto. Ancora la formazione vomana mette la freccia e trovano il raddoppio al ventunesimo. Bisturi di D'Egidio, movimento a memoria di Lorenzo Emili che davanti a Mercorelli non ha problemi, rimane freddo e batte l'estremo di casa. L'iniziativa rivierasca porta sempre la firma di Simone Minincleri. Il numero 10 sguscia in area e conclude la posizione defilata. Grace smanaccia in corner. Sempre la squadra del presidente dottor Silvio Brocco non ci sta. Minnozzi prova a inventare la sfera, arriva Cardella che a giro conclude di poco fuori. Nella ripresa il Pineto prova subito ad accorciare su corner in un'azione convulsa. La sfera arriva a Baldinini che cade a terra per Silvestri di Roma 1. Tutto regolare. Mister Pomante prova a invertire il trend negativo inserendo Esposito e Barlafante. Proprio quest'ultimo entra in area e si allaccia con un avversario per il fischietto capitolino. Non ci sono gli estremi per la massima punizione nonostante le proteste locali. I ragazzi di Mister Di Fabio provano a rendersi pericolosi. Su un cross dalla sinistra Ripa prova a beffare Mercorelli. Pallone alto sopra la traversa. Dalla parte opposta del campo il Pineto va un soffio dall'1-2 su corner, svetta Baldini, provvidenziale Terrenzi a salvare sulla linea in un parapiglia generale. La partita diventa rovente, San Severino sguscia in area, la sfera arriva dopo una deviazione a Ripa che tutto solo centra, il solo Pepe è rimasto a difendere la porta biancazzurra. A 10 dal termine arriva un'occasione ghiotta per i padroni di casa, su corner conclude Barlafante, tocco malandrino di mani in aria e calcio di rigore dal dischetto. Cardella non sbaglia, non succede però più nulla, il Castelnuovo vince di misura per 1-2 contro il Pineto, ma mercoledì sarà rivincita. No, soddisfatto no, perché abbiamo regalato un tempo al Castelnuovo e quando regali un tempo a una squadra come il Castelnuovo è sempre più difficile poi portare a casa la vittoria. Ci sono stati troppi errori tecnici, non abbiamo ripreso mai una seconda palla, loro erano molto più cattivi di noi, sono stati un po' fortunati sul primo gol, però Non sono contento, ho detto bene, perché una partita del genere non me l'aspettavo, mi aspettavo un'altra prestazione, un altro atteggiamento della squadra, però c'è anche da dire che è la prima partita, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. Scarico no, è normale, che ho detto prima, abbiamo fatto troppi... Per noi che avevamo visto magari nelle amichevoli, insomma, ci aspettavamo di vedere un'altra squadra. Ma anche io sinceramente mi aspettavo di vedere un'altra squadra, mi aspettavo una squadra così, però ho detto prima... Loro erano molto più cattivi di noi, noi abbiamo sbagliato tanti passaggi, abbiamo fatto tantissimi errori tecnici. Una squadra come la nostra, una squadra tecnica come la nostra non se la può permettere. Abbiamo avvantaggiato il gioco del Castelnuovo, è normale che poi quando vai sotto di 2 gol è sempre più difficile recuperare una partita con una squadra forte. Abbiamo lavorato tanto, siamo partiti anche un po' prima degli altri proprio perché sono arrivati tanti giocatori nuovi, tanti ragazzi nuovi e quindi ci voleva sicuramente un po' più di tempo per amalgamarsi, però col passare dei giorni ho visto sempre questa intesa crescere soprattutto su quelli su davanti, pian piano siamo, magari all'inizio noi eravamo, siamo cominciati a diventare squadra e adesso c'è molta convinzione ai nostri mezzi perché facciamo belle giocate, ci divertiamo e abbiamo grande voglia, grande determinazione. I ragazzi, quelli giovani che sono tanti, grande voglia di imparare.